Buongiorno a tutti, sono Luca di Notizie Magazine. Oggi diamo un'occhiata generale all'interfaccia di Google Plus, il nuovo social network di Google che rappresenta l'anti-Facebook. Come vediamo, adesso siamo nella sezione Stream, che è molto simile poi alla bacheca di Facebook. Possiamo in questa sezione caricare vari elementi che sono le foto dal telefonino. In questo caso bisogna scaricare l'applicazione per il sistema operativo Android. Possiamo creare un album selezionandolo dal computer, quindi selezionando le foto dal computer. E infine aggiungo semplicemente una foto sempre dal computer. In questo caso ne selezioniamo una. Ed eccola qui. Per quanto riguarda invece i video, abbiamo quest'altra icona dove, come vediamo, c'è scritto aggiungi video. Però prima di proseguire bisogna condividere l'elemento, altrimenti non si riesce ad andare avanti. Si preme sul tasto condividi. Ok, ha fatto la condivisione. Adesso possiamo aggiungere un video. I video anche in questo caso si possono caricare dal telefono, sempre scaricando l'applicazione per Android. Possiamo caricare un video direttamente dal computer. E infine da YouTube. Anche in questo caso abbiamo però diverse opzioni. Possiamo cercare un video tramite il motore di ricerca di YouTube. Quindi qui si inserisce invece l'URL di YouTube e qui invece possiamo selezionare un video direttamente dal nostro canale di YouTube. L'abbiamo selezionato, facciamo aggiungi video ed ecco fatto. Anche in questo caso bisogna sempre condividerlo. Con aggiungi altre persone escono in effetti le varie cerchie. Ok, disponibili. Per la condivisione, sempre il tasto condividi quello verde. Passiamo invece ad aggiungere un link. Per aggiungere un link, come si vede, esce un form dove dobbiamo copiare il link. In questo caso facciamo così ed esce un articolo che è appunto pubblicato su Notizia Magazine. Anche in questo caso bisogna condividere. E infine c'è la funzione che è questa qui di aggiungere la tua posizione, geolocalizzazione. Se vogliamo cancellare i post inseriti, i vari elementi inseriti, clicchiamo qui su questa freccetta rivolta verso il basso e possiamo modificare ovviamente il post, disabilitare la funzione dei commenti e la funzione di ricondivisione. Ed infine c'è elimina questo post. Ci chiede la conferma, confermiamo e viene cancellato. Sul lato sinistro invece vediamo altre sezioni che sono amici, famiglia, conoscenti e persone che seguo. Queste in realtà sono delle cerchie. Per modificare queste cerchie o aggiungerne delle proprie, clicchiamo qui, come hai visto prima, e selezioniamo una delle cerchie o possiamo crearne una nuova. Crea cerchia, io la chiamo video. Vediamo di aggiungerci una persona, trova nome o indirizzo email, quindi io digito Notizie Magazine, ok, e aggiungo un utente alla mia cerchia. Queste cerchie possono essere ovviamente anche cancellate o modificate, infatti se clicco col tasto destro esce l'opzione di modifica cerchia, una visualizzazione diversa della cerchia che è la scheda, eccola qui, o posso visualizzare lo stream che viene in questa cerchia, o infine eliminare la cerchia. Elimino la cerchia, e come vedete c'è anche un effetto simpatico che mostra l'eliminazione della cerchia. Come è possibile vedere, la cerchia video è stata eliminata, finché c'è questo, c'è la possibilità di annullare l'azione.
Un'altra sezione principale è la foto, dove possiamo anche in questo caso creare delle cerchie, quindi ci riporta di nuovo nella sezione cerchia, o caricare direttamente le nuove foto, sempre dal computer. Per quanto riguarda invece, andiamo un po' con la video chat, qui troviamo, questo è il tasto per accedervi. Nella video chat possiamo disabilitare sia l'audio che il microfono. E per quanto riguarda invece inviti, se vogliamo invitare altre persone, entrare in Google, ecco qui il dato alla finestra di accesso. Qui possiamo aggiungere un'email e fare invia. Altro elemento di cui da tenere note, da cui poter prendere spunto per argomenti e cose varie, è la sezione spunti. La sezione spunti è una sezione, come vediamo, di argomenti divisi per categoria. Se io vado per esempio in sezione cinema, noi abbiamo una serie ovviamente di articoli che trattano del cinema. Questo è un motore di ricerca per cercare nuovi argomenti. Ovviamente abbiamo qui, possiamo cercare, non so, Harry Potter trailer, ed ecco che ci escono le varie, ci esce il risultato di ricerca, che possiamo ovviamente anche condividere. Facciamo condividi, ok, condivisione, abbiamo condiviso l'informazione Harry Potter. Per quanto riguarda invece il profilo, eccolo qui, nel profilo vengono visualizzati solamente gli elementi che noi inseriamo sul nostro account. Quindi, inoltre abbiamo anche la sezione più 1, c'è scritto i tuoi più 1 vengono visualizzati qui, puoi fare più 1 sulle cose che ti piacciono nel web. E in realtà c'è un'altra voce che qui non viene visualizzata perché non c'è l'account collegato, ma anche, c'è anche Google Buzz. Per quanto riguarda invece nella sezione stream, vengono visualizzate non solamente le informazioni che noi inseriamo, ma anche lo streaming, quindi le informazioni provenienti dagli utenti che sono collegati al nostro account, così come funziona un po' su Facebook. Spero che questa panoramica sia stata abbastanza esplicativa ed utile. Saluto a tutti, ciao da Luca Notizie Magazine.